Mi alzeresti per favore le percussioni? Quel lato sinistro, quindi batteria. Stanno arrivando, le sta chiedendo. Suonate, suonate, tastiere, suonate, suona, 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 suona. Devono suonare tutte insieme le tastiere. Suonate tutte insieme, dai, suonate all'inizio di minuetto. Inizio di minuetto, dai. Oh, dietro, sono qua, sono qua. Thank you.
Thank you.
25 minuti fa. Thank you.
Funziona? Mi sentite? Funziona Vladi il microfono fuori? Sa. Mi sento molto piano. Sa. Oh, ora si sente. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Facciamoci un applauso così rompiamo il ghiaccio. Benvenuti a questo evento. Qua sopra vedete un sacco di ragazze e ragazzi, un'orchestra straordinaria che tra poco ci allieterà con la loro musica. Questo, diciamo, è l'inizio di questo pomeriggio insieme. Lo facciamo da sotto il palco, che sul palco c'è un bel insieme di strumenti, ragazzi e ragazzi. Siamo qua in compagnia di Alessandra Nardini, che è l'assessora per la Regione Toscana all'istruzione. Gli facciamo un caloroso applauso e vi chiedo di continuare questo applauso per il dottor Ernesto Pellecchia, direttore dell'ufficio scolastico regionale. Siamo anche in compagnia di Sara Funaro per il Comune di Firenze, assessora al welfare e all'educazione. Allora, io quello che vi chiederei, visto che qua siamo a fare un evento che parla di scuola, doveva essere ovviamente il 15 settembre quando siamo effettivamente ritornati tra i banchi di scuola, ma poi per motivi meteorologici l'abbiamo spostato. Se vi va di dire qualcosa alle ragazze e ai ragazzi che ci stanno guardando, ma a tutti coloro che rientrano a far parte di questo mondo straordinario che è la scuola, un saluto, una fotografia, un pensiero. Sì, intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qua, stasera è davvero una bellissima occasione per ritrovarci in piazza, in presenza. Io voglio davvero fare un grandissimo in bocca al lupo, un grande augurio a tutte le nostre bambine, bambini, ragazze e ragazzi che hanno ripreso le attività finalmente in presenza. Quest'anno ci auguriamo che sia davvero un anno di ritrovata normalità e serenità. Dopo i 2 anni così difficili che ha affrontato il mondo della scuola, io voglio davvero augurare a queste ragazze e a questi ragazzi di poter assaporare ogni attimo poi di questa esperienza, che è un'esperienza anche di crescita, di formazione, di acquisizione di competenze, ma soprattutto di crescita. La socialità sappiamo quanto sia parte integrante del percorso di formazione, di crescita di ciascuna e di ciascuno di noi. La Regione Toscana ha lavorato fin da subito per riportare in presenza, appena stato possibile, tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, e l'abbiamo fatto proprio perché sappiamo quanto poter studiare, poter incontrare i propri docenti, farlo in presenza, stare insieme alle compagne e ai compagni nelle proprie aule sia fondamentale. E quest'anno è bello rivedere anche i tanti sorrisi, e voglio davvero ringraziare tutti i docenti, le educatrici, gli educatori, il personale ATA, tutti coloro che lavorano nei servizi per l'infanzia nelle nostre scuole, perché questi 2 anni davvero hanno dimostrato e hanno rappresentato una dimostrazione straordinaria non solo di competenza ma anche soprattutto della passione che mettono quotidianamente in questo lavoro. Voglio poi ringraziare il direttore dell'ufficio scolastico regionale e con lui anche tutti i dirigenti scolastici, gli uffici scolastici territoriali che sono stati preziosissimi e che ci accompagnano in questo impegno per l'educazione e per l'istruzione. Poi Sara, l'assessora Funaro, con cui sia nel suo ruolo di assessora al Comune di Firenze ma anche nell'importante ruolo che svolge in ANCI abbiamo affrontato questo inizio per me di legislatura sicuramente difficile, che ci ha messi a dura prova ma che ci ha ricordato davvero a tutto il nostro paese quanto l'educazione, l'istruzione, la formazione sia centrale. Io mi auguro davvero che si possa archiviare per sempre la stagione dei tagli all'istruzione a livello nazionale e che si torni ad investire sulla scuola. Parlo di investimenti perché quando si parla di scuola, di istruzione, non sono mai costi, non sono mai spese, sono investimenti. E poi oggi è bello poter festeggiare questo inizio di anno scolastico, così come abbiamo fatto lo scorso anno con la musica, che è uno strumento straordinario, che sa davvero superare anche le barriere, superare gli stereotipi che ancora oggi esistono, è un linguaggio universale e potentissimo. E voglio ringraziare davvero la nostra dirigente, la dottoressa Sara Mele, con cui da anni portiamo avanti l'impegno per il progetto La Toscana tra i suoni, che è un progetto regionale che ha visto negli anni davvero tante studentesse e tanti studenti cimentarsi con la musica. E poi voglio ringraziare la nuova dirigente della scuola, l'Istituto Pratolini di Scandicci, che è la scuola capofila di questo progetto, il professor Luca Marino, tutti coloro che sono impegnati per portare avanti questo progetto e anche per aver organizzato questa bellissima iniziativa, e l'ufficio scolastico regionale e l'orchestra Risva, che ci fa il piacere questo pomeriggio di essere qua con noi e che arricchisce
questo momento, perché è un momento per noi importante di ripartenza, di ritrovata normalità, come vi dicevo prima, ma soprattutto è un modo per fare un grandissimo in bocca al lupo a coloro che sono sopra questo palco e tramite loro a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Toscana. Grazie mille, Assessora. Assessora Funaro, siamo partiti con il piede giusto quest'anno, come vede? Ci riesce a fare una fotografia dell'anno che sta per arrivare scolasticamente parlando? Siamo arrivati da 2 anni veramente complessi, speriamo, incrocio tutto quello che si può incrociare, che insomma quest'anno possa essere normale. Dice, ecco, questa parola che sembra, no? Una parola che sembra strana, direi. Esatto. Intanto buonasera a tutti e a tutti. Mi unisco, non vi rifaccio tutto l'elenco dei ringraziamenti, mi unisco ai ringraziamenti di Alessandra, veramente, che non si è dimenticata, no, di nessuno, per cui grazie Alessandra, ringrazio lei e ringrazio tutti voi. Diciamo che è partita bene quest'anno, tra l'altro il primo giorno di scuola con il nostro sindaco, e vi porto anche i suoi saluti, col sindaco Dario Nardella, siamo andati in 3 scuole, in una scuola dell'infanzia, in una scuola primaria, in una scuola superiore. Vi assicuro che dopo questi 2 anni di pandemia, rientrare a scuola e rivedere finalmente i volti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze senza mascherine è stato un sospiro di sollievo. Una bella emozione. Perché avevamo le relazioni bloccate a metà, dove non si vedono le espressioni, dove non si vede il volto, rischiavamo in qualche maniera di mantenere sempre quel filtro e quella barriera che non permetteva ai nostri ragazzi di poter esprimere se stessi in tutto e per tutto. Anche il fatto di avere i banchi separati ora finalmente di nuovo insieme, il fatto di poter passare i momenti delle ricreazioni via via, che andavo nelle scuole e mi confrontavo con i ragazzi, la richiesta che mi veniva sempre fatta era: ma perché dobbiamo fare la ricreazione separati? Perché dobbiamo stare in classe durante la ricreazione? Siamo tornati finalmente a una parola che ci sembra speciale, ma in realtà è una parola estremamente normale, che è tornare alla normalità. Ecco, io ci terrei a sottolineare però un aspetto: non vorrei che tornare alla normalità fosse un tornare indietro, perché la scuola ha bisogno ancora oggi della stessa attenzione, se non di più, del periodo che ha avuto durante la pandemia. Attenzione da parte di tutte le istituzioni, attenzione da un punto di vista di risorse, come diceva Alessandra, che devono essere investite nel mondo della scuola, attenzione nella valorizzazione di chi lavora quotidianamente dentro la scuola, perché io vi assicuro che se nella nostra città e nella nostra regione siamo riusciti a essere tra quelle realtà che hanno mantenuto il più possibile anche durante la pandemia la scuola in presenza, è stato grazie al lavoro straordinario portato avanti a partire dai dirigenti fino ad arrivare a tutto il personale della scuola, compreso il personale di supporto. E ci tengo a sottolinearlo anche alla collaborazione delle famiglie, perché se non ci fosse stata una collaborazione attenta da parte delle famiglie nel rispetto delle regole generali e nella sopportazione di un periodo complicato come questo, non ci saremmo riusciti. E per onorare tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi e che continua a essere fatto ancora oggi, bisogna che l'attenzione sia forte, e l'attenzione deve essere forte non solo per valorizzare il lavoro e la professionalità di chi lavora nel mondo della scuola, ma anche per dar voce, io penso su questo dobbiamo fare un lavoro importante come istituzioni, alle esigenze dei nostri ragazzi, perché troppe volte interpretiamo noi quello che i ragazzi vogliono dire, e invece dobbiamo ascoltare loro e farci portavoci di quelle che sono le esigenze. Io penso che questo è un impegno che dovremo prenderci tutti. Ci tengo anch'io a ringraziare queste meravigliose orchestre, so che queste sono quelle del Valdarno, poi ci saranno quelle di Scandicci e tante altre, e ringraziare anche tutte le famiglie e tutto il personale che è qui con noi, e voi che presentate questo bel evento a chi si impegna tutti gli anni per fare in modo quest'anno, non il primo giorno di scuola purtroppo per il tempo, ma a distanza di quasi 2 settimane, buona scuola a tutti, grazie. Grazie mille, Assessora. Direttor Pellecchia, l'eredità che ci hanno lasciato questi 2 anni possono essere presi come spinta propulsiva per ricominciare, visto che questo evento si chiama Ricomincia la scuola al meglio? Assolutamente sì, io direi che è un imperativo categorico.
Come diceva giustamente l'assessore Funaro, ritornare alla normalità non vuol dire assolutamente tornare indietro, rilassarsi, adagiarsi. È un anno estremamente impegnativo per noi, per gli operatori scolastici. Abbiamo risorse importanti assegnate già alle scuole, parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro da utilizzare in progetti, attività, proprio per recuperare il tempo che si è fermato in questi due anni di pandemia. E quindi diciamo siamo proiettati come amministrazione scolastica, come sistema scolastico, che queste risorse vengano utilizzate nel modo più proficuo, nel modo più intelligente, nel modo più funzionale alle esigenze delle scuole e soprattutto dei nostri ragazzi. In quest'ottica mi sia consentito fare un cenno, ecco, al grande sforzo che l'Ufficio Scolastico Regionale ha posto in essere in queste settimane, in questi mesi, per assicurare la piena provvista di personale alla data di ripresa delle lezioni. Siamo riusciti, non senza un grosso sforzo, un grosso sacrificio, di questo ringrazio veramente di cuore tutti i miei collaboratori che si sono impegnati in questa attività, siamo riusciti ad anticipare significativamente i tempi delle procedure, tant'è che alla ripresa delle lezioni, come dicevo poc'anzi, la quasi totalità dei docenti era al loro posto e in molte scuole della regione si sono realizzate di fatto le condizioni perché le scuole stesse potessero partire con un orario definitivo. Quindi questa è una cosa che non si era mai verificata in passato, quindi è un segno evidente dell'impegno che abbiamo messo nell'assicurare le condizioni per la regolare ripresa dell'anno scolastico. Quindi diciamo avanti tutto e confidiamo nell'impegno di tutti gli operatori scolastici, dirigenti, docenti, personale ATA, nell'interesse dei nostri studenti. Dobbiamo impegnarci tutti per assicurare nelle nostre scuole lo star bene a scuola, per assicurare le condizioni perché si realizzi il successo scolastico dei nostri alunni. Questa è la nostra missione. Grazie mille direttore. Allora, l'avete capito, qua sta per cominciare un concerto, poi sarà alternato da ospiti, da chiacchiere sulla scuola, però il maestro Luca Marino, poi arriveremo anche a lei maestro, ha voluto fortemente che ci fosse la musica a parlare di scuola, perché crediamo tantissimo nell'importanza di un'orchestra in cui tante individualità trovano la loro espressione massima nello stare insieme, nella collaborazione. L'orchestra dovrebbe, e la scuola dovrebbe essere un po' una grande orchestra. E allora vorrei giocare un po' con voi, visto che qua si parla di musica. C'è una canzone, un componimento musicale che nella vostra vita in qualche modo è rappresentativo, rappresentativa, e magari, se si può, ormai mi butto anche a sapere perché? Assessora Nardini, la domanda più difficile, lo so, quando si doveva ringraziare 56 persone di fila è stato un gioco da ragazzi, ma questo è molto più difficile, è vero. No, ne ho due, me le posso giocare. Okay. Allora, una è italiana, è Giudizi Universali di Samuele Bersani. Bellissima. Che è il mio cantautore preferito. Straordinario. Che credo sia un giovane cantautore italiano che è riuscito attraverso la musica a dare dei messaggi importanti e ha anche, secondo me, ripreso un po' la strada di altri cantautori italiani prima di lui. L'altra è November Rain dei Guns N' Roses, con cui sono cresciuta. Perché in radio passava questa canzone quando ero piccola e fu un colpo di fulmine, quindi è rimasta nel mio cuore. Fantastico, grazie mille assessora. Assessora Funaro? Si vede che io sono più vecchia dell'Alessandra. parto già. Allora, svelo un segreto, io ero una sorcina. Per cui... E qua parte l'applauso spontaneo. Il mio cantante preferito era Renato Zero e la canzone che mi rappresenta, e poi spiego perché, Migliori anni della nostra vita. Straordinaria. Canzone straordinaria, bellissima. Perché racchiude in sé, secondo me, quello che ogni giorno noi uscendo, svegliandoci la mattina e uscendo di casa, quello per cui dobbiamo dire grazie ogni giorno, perché ogni giorno è realmente straordinario. Bellissimo. E dobbiamo viverlo così. Bellissimo, io ricordo di questa canzone, assessora, mentre tornavamo alla fine della gita, a proposito di scuola, gita di quinta superiore, quindi l'ultima gita, partì questa canzone e lacrime su lacrime, insomma, fu un bel momento. Grazie assessore Funaro. Direttore Pellecchia, abbiamo una canzone? Una canzone, sì.
la guerra di Piero di Fabrizio Dandè. Per insomma, me siamo, lo so, abbiamo preso dei bei capolavori, giustamente. Tutto il repertorio di André, assolutamente. In particolare questa canzone che mi sembra veramente straordinaria. Una canzone è molto significativa anche. Assolutamente. Anzi, oggi più che mai, passato, purtroppo. Grazie mille anche di esservi prestati a questo gioco insieme. Grazie mille e noi vi lasciamo, so che ci sarà qualcuno che presenterà al posto mio, è vero Ale o non è vero? Perché mi era stato detto che ci sarebbe qualcuno che sale. Eccoci, salve, piacere. Le lascio subito il microfono. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Tavanti, coordinatore del progetto regionale Toscana Musica, e ho l'onore di presentare questa magnifica orchestra che abbiamo ascoltato in concerto il 18 giugno scorso col direttore. Eravamo esattamente in quella posizione e abbiamo metabolizzato che il progetto regionale Toscana Musica nel quarto anno di attività ha effettivamente inciso non solo a livello così progettuale, regionale, ma nella vita di questi ragazzi. Perché, come disse Luigi Berlinguer nella conferenza di servizio che dette avvio di presentazione ai dirigenti, avete fatto un atto coraggioso. Perché investire nel linguaggio che secondo me è l'emblema del nuovo umanesimo, cioè della didattica che pone al centro la persona sia nella sua espressione ma anche nella sua consapevolezza. Chi più della musica può permettere a questi ragazzi di raggiungere l'ottava competenza europea, che è consapevolezza, quindi sapere ascoltare, sapere dare valore al patrimonio culturale, ma esprimersi. E l'orchestra ha questo potenziale verso la cittadinanza attiva, che è sia consapevolezza che espressione, ma è anche sapersi rapportare verso la musica, verso la cultura, verso un messaggio, verso il direttore, che in questo caso è Luca Volpi, che è un vero patrimonio del RISVA in musica, e rapportarsi tra di loro nell'ascoltarsi, nel migliorarsi e nell'amare la musica. E RISVA in musica, sottolineo RISVA in musica perché è stato compendiato il RISVA, ma la rete è RISVA in musica ed è un'eccellenza a livello di governance, in quanto comprende 17 istituzioni scolastiche tra Valdarno Retino e Valdarno Fiorentino e ben 11 comuni. Io nel mio intervento alla Settimana Nazionale della Musica nelle Scuole, quella appunto organizzata dal Comitato di Luigi Berlinguer, io ho avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento come SR Toscana in questo capolavoro di coprogettazione. Coprogettazione dove l'orchestra, oltre a esprimersi come compagine di livello, è anche il RISVA in musica momento di formazione, perché questi ragazzi si sono formati in scuole dove non esistono spesso e volentieri specialità strumentali e ordinamentali, ci sono solo due indirizzi musicali in un territorio vastissimo, non c'è liceo musicale, capofila e i licei di Giovanni a San Giovanni, e le altre sono scuole con forte progettualità, che è stata, ora faremo la conferenza di servizio a proposito, avvalorata come ampliamento dell'offerta musicale, ma che fino ad ora era frutto dell'impegno dei dirigenti scolastici e docenti e del coordinamento dell'ufficio scolastico regionale attraverso il progetto regionale Toscana Musica. Detto questo, il programma musicale non è un programma preconfezionato come le pizze margherita tutte uguali, è stato appositamente forgiato per questa occasione e si basa su due intenzioni culturali. Una prima parte con musiche, diciamo, classiche, anche se il concetto di classico andrebbe un pochino rivisto, parlerei più di musica colta, con un minuetto, un tempo attribuito a Bach per il fatto che faceva parte di un'antologia che lui compilò per la moglie Anna Magdalena, la celeberrima Heine Klein Nachtmusik di Mozart, il primo movimento, e la marcia militare di Schubert, il re maggiore, e la celeberrima danza ungherese numero 5 di Brahms, che ricorderete accompagnare
Charlie Chaplin mentre fa la barba nel ghetto ebraico nel film Il Grande Dittatore. Una seconda parte invece che si inquadra su una sensibilità più contemporanea, con un medley dedicato a George Gershwin, uno squarcio di Kubrick, l'ultimo film di Kubrick col valzer di Shostakovich, e Nuovo Cinema Paradiso, omaggio a Ennio Morricone. Io però, prima di dare la parola alla musica, vorrei ricordare i dirigenti scolastici del RISVA in musica, che veramente con un'opera quotidiana, pensate che questi i dirigenti hanno passato mesi a fare tracciamenti nelle prime 3 ore del loro lavoro, e sono riusciti a dedicarsi anche alla musica e quindi a questi ragazzi e quindi al nostro progetto, che non ha subito interruzioni. Noi avevamo addirittura istituito una web TV nel portale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dove ci mandavano i video con a distanza. Questa fiammella non si è mai spenta, anche durante il Covid. Lucia Bacci, capofila, che lodo per l'organizzazione di questa esibizione. Vincenzo Caldarella, Chiara Casucci, Simona Chimentelli, Francesco Dallai, Laura De Bolini, Patrizia Giorgi, Lucia Maddì, Emilia Menichini, Luisella Orsini, Cecilia Pampaloni, Alessandro Papini, Paolo Paradiso, Lorenzo Pierazzi, Paola Ponzuoli, Antonio Restaino, Elisa Sacchini. Buona musica a tutti. Ah, volevo ringraziare anche io la dirigente Francesca Balestri, che sfidando Giove Pluvio ci ha portato qui. Grazie di cuore.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Allora ci siamo, un piccolo cambio palco, si sta per esibire, passate voi che poi io arrivo qua, l'orchestra junior della Remuto, dico bene maestro, si stanno prendendo posto. Quanti pezzi mi fa? Come ti chiami? Leone. Leone, ciao Leone, parlo un po' con te, quanti pezzi fate? Due pezzi, qua leggo un minuetto e un valzer. Vengo dalla maestra, questo è tutto improvvisato come potete vedere. Maestra, che cosa ascoltiamo? Dobbiamo un po' intrattenere il pubblico mentre prendono posto. Che cosa ascoltiamo oggi? Un minuetto di Boccherini che insomma riconoscerete tutti. E l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni. E anche questo secondo me lo riconosciamo. Bene, allora insomma ci sono tutte le premesse per sentire una cosa molto molto bella. Qua si stanno sistemando, insomma questa è anche la bellezza di fare un concerto così live, anzi facciamo un applauso anche a tutti i tecnici che stanno lavorando, che insomma è una cosa sempre complessa organizzare delle cose così belle, diciamo che anche se siamo nella piazza, anche questo l'hanno costruito tutto loro per questo concerto, no sto giocando maestro, sto giocando, insomma... Leone è pronto per suonare, ma io voglio darvi un po' fastidio perché state aspettando. Qua abbiamo, questo è il violino viola? Violino? Un violino, con chi parlo? Valeria. E a Valeria parte un applauso spontaneo, di incoraggiamento, perché insomma non deve essere semplice suonare così davanti a così tante persone. Vedo che qua stiamo sistemando i microfoni. Quanto manca? Ci siamo? Allora possiamo partire con l'orchestra junior della Remuto. Abbiamo già capito quali pezzi ci facciamo. Gli facciamo un applauso di incoraggiamento. In bocca al lupo! Thank you.
E allora diamo modo di allestire un nuovo cambio palco. Rifacciamo un grande applauso all'orchestra junior della Re Muto. E adesso arriva l'orchestra ritmico-sinfonica della Re Muto. E so che ci sarà un grande inizio, un inizio, fa strano dirlo adesso effettivamente, però insomma è quello che c'era scritto qua sul copione. Insomma, ci sarà un qualcosa di veramente emozionante, sono sicuro. Credo che si debbano spostare tutte queste tastiere e dare modo poi alle tantissime ragazze e ragazzi che compongono l'orchestra ritmico sinfonico della Re Muto di arrivare qua sul palco. Io cerco di intrattenere un po' questo momento. Siamo qua a parlare di scuola, di ripartenze, e devo dire che è sempre molto emozionante parlare di scuola, di questo luogo fisico e metafisico in cui succedono effettivamente delle cose straordinarie. A me piace dire, abbiamo scritto anche una canzone su questa cosa, che la scuola è il Big Bang, è un po' l'inizio di un percorso di formazione di ognuno di noi, di ogni individuo, che ci porta a inserirsi in questa società così complessa, così complicata. È veramente un qualcosa di fondamentale, quindi qua stiamo facendo una festa, stiamo festeggiando per augurarci un buon anno scolastico, e lo facciamo con la musica. Il valore della musica è un'altra cosa. Insomma, sono contento di essere qua su questo palco a parlare di scuola e di musica, due cose in cui credo fortemente. Credo che il connubio, questa sinergia fra scuola e musica sia un qualcosa di effettivamente molto potente. Raccontare i valori principali della scuola attraverso la musica è una cosa che credo possa essere significativa, e se fatta bene, come sono sicuro che avverrà su questo palco appena toglieremo tutti questi cavi. Ma l'ho detto, è velocissimo, Baglioni, si fa un cambio di palco velocissimo, ma qui c'è tante tastiere da togliere. E quindi insomma sono sicuro che vedremo delle cose belle, delle cose interessanti. Come? Hanno perso una chiave? Ah, allora facciamo qua. Grazie di darmi questo là per riempire un po' questo spazio. Abbiamo perso, credo sia una chiave, sì, un telecomando di una macchina, però la macchina non lo so. Se qualcuno l'avesse perso, io lo consegno alla regia tecnica Vladi, che mi scuote la testa, ma dire proprio a me la devi dare. Quindi se qualcuno avesse perso la chiave dovrà descriverla prima. Se corrisponde a descrizione della verità, noi la consegneremo. Siamo quasi pronti, vedo tastiere che volano fuori dal palco a grande velocità e siamo pronti. Allora, fatemi fare subito un ringraziamento. Ringraziamo qua, vedo un palazzo straordinario, ringraziamo la regione Toscana, perché siamo tutti ospiti della regione. Facciamo un bel applauso che ha fortemente voluto, appoggiato questo evento così importante, che è alla seconda edizione. Sono sicuro che ce ne saranno tante altre, perché come vi dicevo è un qualcosa in cui credo, è un qualcosa di bello, di forte e di potente. E quindi Vladi, a che punto siamo? Dimmi Vladi, io mi fido soltanto di te qua. Quanto c'è? Secondami un minutaggio, ma come se non ci fosse nessuno dall'altra parte del palco. Un minuto, non ci credo nemmeno se lo vedo. L'Allegra mi guarda come dire, lo so Baglioni, lo so. E comunque, allora, qua vedo un sacco di ragazze e di ragazzi, vedo l'emozione, leggo un po' di emozione nei loro. Siete emozionati? Non mi guardano e dire emozionati, zero. Non vediamo l'ora di cominciare. E si comincia, lo dico, ormai lo dico con che cosa comincia. Lo dico, ma dov'è il maestro Luca Marino? C'è il maestro Luca Marino da qualche parte? È al telefono, come al telefono? Vabbè, comunque si parte con l'inno di Mameli, lo dico, so che sarà cantato, magari non vi spoilerò chi lo canterà, ma la conosceremo presto, quindi ci sarà sicuramente da emozionarsi tra poco su questo palco. I ragazzi stanno per salire, vedo un fagotto, come si chiama il fagottista? Leonardo, vedo che facciamo è partito quasi un applauso spontaneo per il fagottista Leonardo. Allora, fatemi fare anche un'altra cosa, così, perché io qua avevo un copione che non so più quello che sarà, però devo fare dei ringraziamenti, li faccio adesso. Ringrazio
i ragazzi del liceo musicale Bianciardi di Grosseto, del liceo musicale Felice Palma di Massa, dell'istituto comprensivo Don Milani di Marina di Massa, che in qualche modo sono stati con noi, non fisicamente ma spiritualmente, dovevano essere il 15 insieme a noi, il 15 non sono potuti venire, oggi non ci hanno potuti raggiungere, ma so che il 15 hanno fatto delle cose estremamente interessanti, loro sono riusciti a suonare nei loro territori di corrispondenza e quindi insomma è successo qualcosa di bello, di musicale. Intanto questi ringraziamenti sono stati fatti e a questo punto vedo anche finalmente le ragazze e ragazzi dei giovani, giovanissimi musicisti che prendono posto davanti ai loro leggii. E quindi stiamo veramente per cominciare. Come state voi? State bene? Rifacciamo, datemi una soddisfazione come se veramente fossi la rockstar di Piazza del Duomo. Signore e signori, come state? State bene? Oh, meglio, 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 meglio. Allora, vedo i ragazzi che stanno per cominciare. Maestro, a che punto siamo? Mi dica, maestro, maestro Luca Marino, a che punto siamo? Ci siamo quasi? Ci siamo quasi? Luca Marino, che ha voluto fortemente questo evento, l'ha pensato, l'ha progettato, l'ha ricercato e insomma è riuscito a tirare su, devo dire, una cosa molto molto bella, molto significativa. L'anno scorso abbiamo debuttato e quest'anno siamo qua a ripetere. Ci saranno delle sorprese, un'altra cosa che vi posso anticipare, spoilerare, non ci sarà soltanto la musica. Ci sarà un corpo di ballo, dice come Baglioni, proprio i ballerini, quelli che zampettano, che piroettano, ma ballerini seri, io non li ho visti ancora, sono sincero, ma quando sono arrivato l'Allegra la prima cosa che mi ha detto è: Lorenzo, i ballerini sono straordinari, quindi vi faccio venire un po' di acquolina in bocca, perché vedremo delle cose belle, una sinergia potente fra danza e musica. Ma prima... Baglioni mi hanno detto: guarda, è velocissimo questo cambio di palco, no, se vuoi puoi anche non salire. Ma sono salito, ho fatto la mia e quindi sono qua. Ma sono tutti sotto, ma perché non sa? Ma salite, ma che fanno? Quando è che salgono questi musicisti? Datemi una chitarra, fa un pezzo io, datemi un qualcosa. No, non c'è. Ci sono delle chitarre, avete una chitarra? Allora, li vedo salire, stavo per fare un altro pezzo di scaletta perché ho detto mi porto avanti, ma mi sembra che siano... No, no, sto scherzando. Come ti chiami però? Vieni qua. Come ti chiami? Arturo. Allora, facciamo un applauso a Arturo, che una chitarra l'ha trovata, una chitarra me la stava portando. Artù, dammi un 5. Allora, te tienila lì, se dovesse servire non si sa mai, se ci dovessero essere altri momenti vuoti da riempire... Mi porti la chitarra, si canta la canzone del sole insieme, si canta proprio, ma insieme dico, non io e Arturo, proprio tutti insieme. Allora, vedo dei meravigliosi musicisti, vado qua a intervistarli anche. Come ti chiami? Amedeo. Amedeo, chi è il primo violino? Il primo violino è tutta questa fila qua, io dovrei essere la spalla dell'orchestra, nonché il primo violino, e poi nella seconda fila ci sono i violini secondi, poi tutto il resto dell'organico. Diciamo una cosa, che i secondi violini sono importanti tanto quanto i primi. Esattamente. Assolutamente, tutti nell'orchestra hanno un ruolo fondamentale, è bello proprio che l'unione di tutti questi singoli elementi poi dia vita a un qualcosa di straordinario che tra pochino sta per cominciare, ve lo dico, una roba bellissima, bellissima. Qui Lore, vieni qua. Facciamo un applauso a colui che ha curato la regia di questo evento. Vieni Lore, vieni qua che ti do un abbraccio. Come c'hai da fare? Perché c'hai da fare? Quanto manca? Un minuto. Sì, un minuto, me l'avevi detto 6 minuti fa, come minimo. Allora, io allora vado a trovare qualche altro musicista. Vedo addirittura un basso elettrico laggiù in fondo, ma non so se ci arrivo. Ma vedo dei violoncelli e allora vado qua da una violoncellista che sta cercando di... Tanto mancano almeno 10 minuti prima di cominciare. Vai tranquilla, come ti chiami? No, ma me lo devi dire al microfono. Francesca. Francesca, sei emozionata di cominciare a suonare? Ma sì, un po' sì.
Perché un po' di emozione ci deve essere sempre, è vero, no? Si tende a dire quando sei emozionato, no, io non sono emozionato. Però è anche giusto, no? Vivere questo momento, un momento così importante. Alla fine stiamo inaugurando l'anno scolastico 2022-2023, quindi il momento è importante, è giusto metterci la giusta attenzione. Abbiamo un pianista che, quando io sono arrivato accanto a te in Piazza Duomo e ho detto, ma è Lorenzo Fragola? Ci assomiglia a Lorenzo Fragola? Un po'? Facciamo un applauso al pianista che non è Lorenzo Fragola, ma per noi è molto di più. Si chiama? Marco. Te l'avevano mai detto? Dimmi la verità. È la 157esima volta. Ok, allora avevo visto bene, perché ho detto, secondo me è Lorenzo Fragola. Sai, una volta, e ti stavo per fermare anche, perché una volta ho ricevuto uno dei messaggi più belli su Instagram, dove mi facevo tutti dei complimenti pensando di stare scrivendo nella pagina di Lorenzo Fragola. E quindi... Stavano scrivendo a me. Esatto, quindi stavano scrivendo a te. Con che cosa ha cominciato? No, ma prima l'ho già detto, c'è l'inno di Mameli. Ah, una cosa, dopo parlo con te come se si fosse dietro le quinte, ma tanto siamo tra amici. Mi servirebbero dei sottofondi musicali. Li chiedo a lei, maestro. Fantastico. Allora, Lore, ti vedo. Manca un minuto? Ancora un minuto. Un minuto. Allora, sta per cominciare un concerto meraviglioso. Che voi ora le voglio dire tutto. Voi pensate che questo momento, per me, nella mia scaletta, era l'inizio della serata. Quindi capite che è una roba straordinaria. Ma che stiamo aspettando? Qualcuno che mi dica... Lore, ma che stiamo aspettando? Dimmelo però, almeno. Ci siamo veramente... Ok. Allora, facciamo veramente un grande applauso a quello che sta per succedere su questo palco. Calorosissimo. Io ho scherzato, ho giocato, ma sono cose che succedono. Siamo tanti sul palco, è normale, ci possono essere dei contrattempi, ma sono sicuro che ne è valsa la pena aspettare un po', e quindi insomma sentiremo qualcosa di grande. Un grande applauso per il maestro Luca Marino. Maestro, ci siamo? Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Allora, so che c'è un altro cambio di programma, ma questo è un cambio di programma che ci fa molto piacere. Abbiamo ringraziato la Regione Toscana che ci ospita, che ha fortemente appoggiato questo evento, e noi siamo in compagnia, lo accogliamo con un grande applauso, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Ciao, raga.
Eccoci qua, presidente. Ciao raga. Ciao. Ciao. Abbiamo un microfono? Aspetta che di qua ci dovrebbe essere un gelato per il presidente. Ce lo porta Vladi, glielo puoi consegnare. Grazie mille. Presidente, ricomincia la scuola. Qua siamo con qualche giorno di ritardo perché il meteo non ci vuole bene. Il 15 settembre, che cosa diciamo alle tanti ragazzi che tornano a scuola, ma in generale a tutto il personale che poi va a costituire il mondo scolastico? L'abbiamo detto in lungo e largo in questo pomeriggio dell'importanza della scuola. Dell'importanza della scuola e dell'importanza della musica. È un modo molto bello, mi fa piacere, voglio salutare Ernesto Pellecchi, il direttore regionale, facciamogli un applauso perché è persona di grande impegno e di grande volontà nel rappresentare e gestire i problemi della scuola, e poi la mia assessora Alessandra Nardini, che è l'assessore della pubblica istruzione della regione Toscana e che ogni giorno è fra le scuole, e la voglio ringraziare perché anche negli ultimi 2 giorni prima dell'inizio abbiamo inaugurato 6 scuole in 3 giorni, quindi grande impegno per quello che è il nostro presente e il nostro futuro, cioè la scuola, i giovani, la possibilità di guardare con speranza al domani, e nel guardare con speranza al domani attraverso la scuola, l'attività principale che poi noi viviamo in quella fase che poi è la fase che ci porta all'adolescenza a diventare donne e uomini, è evidente che noi ci sentiamo di vivere la musica come un fatto importantissimo. Ecco che remuto questa esperienza che grazie al maestro Marino, facciamogli un applauso al maestro Marino che ci mette tanto cuore e tanta passione, questa esperienza è andata avanti e oggi si presenta per noi davanti al Palazzo dei Bischeri. Lo sapevi, Lorenzo, si chiama Palazzo dei Bischeri? Ci si raccontò anche l'anno scorso questa cosa. Io lo voglio dire perché poi è una delle chicche della storia di Firenze. No, ma la deve dire perché è molto interessante. Sapete perché nel nostro linguaggio corrente la parola bischero si dice a Firenze, un po' in Toscana, nemmeno in tutta la Toscana, ma è così caratteristica? Perché in realtà quando veniva costruito la posa della prima pietra del Duomo è dell'8 settembre del 1296, quindi siamo più di 7 secoli fa, veniva costruito il Duomo, c'era una famiglia potentissima che naturalmente aveva peraltro questo palazzo che poi nel 500 è stato ristrutturato, dove oggi è la sede della presidenza della regione, che era il palazzo dei Bischeri, ma loro avevano tante proprietà. E quindi quando il comune decise di fare qui il Duomo, loro dissero: le nostre proprietà non le lasciamo espropriare. E invece si decise di fare qui il Duomo per tanti motivi, c'era l'antica chiesa di Santa Reparata, e quindi fu costruito il Duomo, la cattedrale di Firenze, Santa Maria del Fiore, senza guardare in faccia a nessuno. A un certo punto il comune gli disse: voi è inutile, mettetevi il cuore in pace, noi costruiremo il Duomo anche se ci sono le vostre case, se accettate e firmate prendete la cifra dell'esproprio, se non accettate noi costruiamo il Duomo, demoliamo le vostre case e voi non prendete nulla. E loro erano talmente affezionati alle loro case e ai loro averi che non firmarono, però non ebbero nulla e le loro case sparirono. Rimase questo, non a caso ancora c'è scritto nell'angolo Canto dei Bischeri, e quindi in qualche modo ecco che questa parola entrò proprio per la irrazionalità del loro comportamento nel gergo fiorentino. Vabbè, sono passati alla storia in qualche modo, non so se per loro sia stato un bene o no, però sono rimasti. Sono passati alla storia, hai ragione. Al di là di queste battute, ma che poi in realtà sono la storia di Firenze, noi sentiamo l'identità della nostra città, della nostra regione toscana, proprio attraverso l'attività che le scuole riescono a esprimere. E quindi la scuola, l'inizio dell'anno, la musica, dei bravissimi studenti che con questa orchestra portano avanti il nome della Toscana nel modo migliore, e quindi grazie a tutti, complimenti, e che la scuola sappia sempre valorizzare, come qui con il direttore Pellecchia e tutti gli altri insegnanti noi vediamo, che la scuola sappia sempre valorizzare la musica. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, grazie mille. Grazie. E allora io vorrei chiamare a questo punto su questo palco una bravissima cantante, l'avete un po' intrasentita durante l'inno, nelle parti iniziali. Lei si chiama Isabella Del Principe, facciamo un grande applauso, eccola qua, eccola qua.
Ciao Isabella, ciao. E continuiamo questo caloroso applauso per il maestro Alberto Solari, il maestro dell'orchestra del Muto, maestro che tra l'altro ha arrangiato tutti i pezzi che sentirete, e cominciamo con un pezzo che sicuramente, dico bene maestro, hanno sentito, non diciamo nulla? Questo lo prendo io questo microfono, glielo tolgo. Bene. Demasiado Corazón, il titolo potrebbe non dirvi tanto, ma sicuramente lo conoscete. Buona musica! Ragazzi, prendetevi questo applauso straordinario. Isabella del Principe, il maestro Alberto Solari, le ragazze e i ragazzi dell'orchestra, bravissimi, veramente uno spettacolo, uno spettacolo.
E noi andiamo, ma andiamo veramente a grande velocità, perché tutto quello che vi dovevo dire in questo blocco in qualche modo ve l'ho già detto. Vi ho anche anticipato che c'è una bella, una grande novità. Il palco qua davanti è libero perché abbiamo delle ballerine e dei ballerini straordinari, un vero e proprio corpo di ballo che si unirà alla musica. E loro sono i ragazzi del liceo coreutico Vittorio Emanuele II e vengono da Arezzo. Intanto un applauso glielo possiamo fare sulla fiducia. Balleranno e le ragazze e i ragazzi dell'orchestra suoneranno un pezzo famosissimo che viene dalla discografia legata al mondo del cinema, si chiama Fame. Prendetevi il riconoscimento di questo pubblico che ve lo meritate tutti. Bravi, bravi, brave, brave. Complimenti, complimenti. Grazie mille di essere stati qua, ragazzi. Grazie, grazie. Tanto so che
tornerete e anche presto. Allora noi vorremmo provare a fare una cosa adesso, io rubo qua un leggio se ce la faccio, perché volevamo fare un momento importante, parlare di scuola e Costituzione. Ora è una cosa abbastanza complessa, voi capite, l'argomento è alto, impegnativo, infatti è meglio che prenda ispirazione, che rubi le parole a chi le sapeva usare molto meglio di me, un signore che si chiama Piero Calamandrei, che scrisse un discorso sulla Costituzione. Maestro, questo è il momento in cui mi servirebbe un accompagnamento un po' emozionale, e vi vado a leggere cosa scrisse. Lo scrisse nel 1955, sono passati quasi 70 anni, ma è estremamente attuale, oggi forse ancora più che mai. L'articolo 34 della Costituzione dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno i mezzi? Allora, nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per i giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È compito quindi di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ognuno uomo di lavorare e di studiare, di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente si siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. Piero Calamandrei, grazie mille, grazie maestro, era proprio quello di cui avevo bisogno. E noi voliamo veloci e continuiamo. Ci sarà un altro intervento musicale e ballato, quindi vi potete preparare. Si parlerà tra l'altro di entropia. Quando l'ho letto ho sorriso, perché è molto vicino il concetto di entropia a quello che ho studiato all'università. Io vengo dalla matematica, ma la fisica come? Parla Baglioni, parlo. L'entropia, diceva, è abbastanza legata al concetto, alla matematica, essendo un concetto legato alla fisica. Ho rallentato perché avete capito che devo prendere tempo e quindi vado molto molto lentamente. Che cos'è l'entropia? È una grandezza che descrive il grado di disordine di un sistema. C'è anche un teorema che dice che l'entropia cresce sempre, questo vuol dire che l'universo diventa sempre in qualche modo più disordinato. E il prossimo brano che andiamo ad ascoltare, suonato da questa meravigliosa orchestra e ballato splendidamente dai ragazzi e dalle ragazze che stanno per raggiungerci sul palco, in qualche modo racconta di questo, racconta di un sistema in apparenza molto ordinato inizialmente, che poi per qualche motivo, perché la vita è così, lo dice il terzo principio della termodinamica, l'entropia aumenta sempre, si va a complicare, a intricare. Il nome che le ragazze e i ragazzi hanno voluto fortemente per questo pezzo è NAGS, che è una parola che sembra appunto molto disordinata, sembrano lettere buttate un po' là a casaccio, c'è anche un H in mezzo a questa G e a questa S, ma è un disordine apparente, in realtà racchiude in verità un significato affettivo. Non so se siamo pronti, vado qua per vedere se siamo pronti. Mi fate un cenno se voi ci siete, ragazzi, voi? Ci siete? Ok, loro ci sono. E allora noi ce lo gustiamo, ci gustiamo questa entropia che aumenta. Signore e signori, stiamo per vedere il brano NAGS. Ah, manco un
una persona, mi dicono manca un... e ritorno subito. Si diceva l'entropia, che cos'è signori? L'entropia è una cosa che aumenta, e non solo l'entropia sta... Ah no, non è... Allora manca qualcuno, giustamente noi vogliamo che tutte le ragazze e ragazze che hanno partecipato, che hanno messo su questa coreografia possano esibirsi, perché insomma lavorano tanto a scuola insieme agli insegnanti che sono fondamentali. Ora mi dicono anche Baglioni, taglia, è arrivato, taglia Baglioni, e io taglio, e allora ce lo gustiamo. Signore e signori, rifacciamo un caloroso applauso per Nax. And since every time we make a prediction that in a place that we haven't looked we'll see the same statement about Napoleon, or we'll see stars in a similar condition, or that we'll see bones like the bones that we've seen before, the success of all those sciences indicate that the world did not come from a fluctuation, but came from a condition which was more separated, more organized in the past than at the present time.
E questo era Nuts, complimenti. Ma poi devo dire, riuscite a cambiare genere in un attimo, un cambio costumi, un cambio di atmosfera improvviso. E facciamogli ancora un applauso, perché siete stati veramente, veramente molto, molto bravi. Avete fatto cascare anche il leggio a tempo, quindi complimenti, complimenti davvero. Grazie. Ringraziamo anche Demi Giustarini, che ha realizzato la coreografia, e il compositore Marco Lazzeri, che ha scritto il brano You Never Clean Up Your Universe. E noi andiamo di gran passo verso un altro momento che mi dicono essere veramente straordinario. È un medley di Battisti, dico bene, maestro? Un medley che il maestro Solari ha arrangiato partendo dai pezzi di un grande cantautore quale Lucio Battisti. Ho anche un'introduzione, ve la leggo volentieri. Una voce sottile e ricca di sfumature intona soffusi, lenti, malinconici, sorvola tessiture pop rock e disegna intrecci melodici complessi. In un suggestivo gioco di luci, grazie, ah non è per me, mi sa che è per loro, un suggestivo gioco di luci ed ombre, sentiti inni all'amore e alla libertà, sfilano al fianco di struggenti narrazioni sentimentali e uggiose riflessioni introspettive. E allora l'abbiamo detto, dirige l'orchestra il maestro Alberto Solari, canta come sempre Isabella del Principe.
penso a te, torno a casa e penso a te, non so con chi adesso sei e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. Battisti e a Mogol, insomma un connubio straordinario. Complimenti ragazzi, complimenti maestro, complimenti veramente per questo regalo che ci avete fatto. E allora
Procediamo spediti anche in questo momento con un passaggio che credo sia importante. Abbiamo ricevuto il prezioso contributo delle istituzioni, il loro punto di vista sulla scuola, però credo sia importante ascoltare anche quello delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno vanno in classe. Noi siamo fortunati perché abbiamo colei che è la presidente della prima commissione del Parlamento regionale degli studenti. Le facciamo un grande applauso, lei si chiama Maria Vittoria D'Annunzio. Ciao Maria. Ciao microfono, aspetta che batti 5 Mari intanto, eccolo qua, il microfono, ha visto che a me me lo chiedono, Sbaglioni parente, D'Annunzio parente di? Sì, di terzo grado. Non è vero? Sì. Non ci credo, ma che meraviglia, straordinaria, ecco io invece purtroppo. No, allora ci racconti un po' che cos'è questa commissione del Parlamento regionale degli studenti, sì, di che cosa vi occupate, a che cosa serve? Certo, allora noi ragazzi del Parlamento regionale degli studenti ci occupiamo di organizzare eventi rivolti ai ragazzi degli istituti superiori di tutta la Toscana. Tieni il microfono un pochino più su. Ok, quindi organizziamo eventi per i ragazzi degli istituti superiori di tutta la Toscana e oltre a questo diciamo che li rappresentiamo proprio a livello istituzionale e regionale in Toscana. Infatti il Parlamento esiste soltanto nella regione toscana, è esistito in Puglia però fino al 2018. Diciamo che noi in generale appunto ci occupiamo di fare da tramite tra i ragazzi stessi che rappresentiamo e le istituzioni, quindi quando i ragazzi hanno dei problemi vengono da noi e noi li andiamo a rivolgere proprio a loro, questo è il nostro ruolo. Ecco, appunto, abbiamo le istituzioni qua, mi sembra un momento straordinario. No, a parte gli scherzi, qual è lo stato della scuola? Quali sono le problematiche che riscontrate? Dov'è che si può fare meglio, visto che effettivamente, a parte gli scherzi, abbiamo qua l'assessora e abbiamo la fortuna di avere un'assessora che è estremamente recettiva per questo, che ascolta le studentesse e gli studenti, quindi insomma mi sembra anche un buon momento per mettere in gioco un dialogo e una condivisione. Assolutamente, diciamo che in generale è risaputo che l'adolescenza è un periodo molto delicato e complesso per i ragazzi e quindi il periodo scolastico ne è il simbolo. Sarebbe utile in realtà far capire ai ragazzi che la scuola non è soltanto un dovere quanto anche un diritto. Difatti molti ragazzi, soprattutto nell'ultimo periodo con la guerra che abbiamo visto arrivare dappertutto, in qualsiasi telegiornale, i ragazzi hanno perso questo diritto in alcuni paesi e quindi è importante anche per noi studiare in modo tale da creare un proprio pensiero critico, una propria forma mentis. Ed è necessario appunto che la nostra istituzione, facendo da tramite, lo ricordi ai ragazzi. E non solo questo, sono tante le problematiche che affrontiamo quotidianamente al Parlamento, sono tante le cose che ci vengono dette e molti problemi che non riguardano soltanto le infrastrutture ma anche i mezzi dovrebbero essere risolti al più presto, non soltanto a livello burocratico quanto anche a livello materiale. Difatti è inconcepibile per noi sapere che ci sono ragazzi che ancora adesso muoiono per alcuni progetti che proprio la scuola tende a promuovere. Ecco. Vabbè, sei stata molto diplomatica, come ti avevo chiesto. Grazie. Vitto, canzone preferita? Penso Notte prima degli esami di Venditti. Giustamente, rimaniamo in tema. Grazie mille per essere stata qua. Grazie e per tutto quello che fai e che fate. Maria mille. Vittoria D'Annunzio. Oh, parente per davvero, ma che meraviglia. Allora noi andiamo avanti con un momento toccante perché andiamo a ricordare il maestro Remo Vinciguerra che purtroppo lo scorso 3 luglio del 2022, quindi veramente poco tempo fa, è scomparso. Era un grande amico anche del maestro Luca Marino, ha collaborato per esempio alla stesura del, vi ricorderete sicuramente l'anno scorso, l'inno che il maestro Marino aveva composto appunto insieme al maestro Vinciguerra. Un grande comunicatore, sapeva parlare in maniera molto diretta con i ragazzi, era famoso per tutte le metafore che usava nei suoi discorsi, che però effettivamente riuscivano a portare il discorso dove voleva. Un grande amante della didattica, lui insegnava pianoforte, i suoi piccoli studi rimangono e rimarranno sicuramente nel tempo una fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono insegnare e avvicinarsi a questo straordinario strumento. È vero che la vita passa ma la musica resta e lui ci ha donato una grande eredità musicale e adesso andiamo ad ascoltare un brano, credo che si debba chiamare il maestro qua sul palco, gli facciamo un applauso al maestro Solari e ci ascoltiamo un brano composto proprio dal maestro Remo Vinciguerra.
Bellissimo tributo al maestro Remo Vinciguerra, grazie per questo momento molto intenso e molto toccante. E siamo arrivati all'ultima esibizione, non l'ultima della serata, l'ultima esibizione con i ballerini del Coreutico di Arezzo, che vedo, ci sono o non ci sono? Li vedo in fondo? Ci sono? Ah, fanno un'entrata un po' scenografica. Allora mi sa che io devo soltanto leggere l'introduzione a questo brano e poi immagino che tutto scorrerà nel modo giusto. L'introduzione è la seguente: saper guardare oltre i propri confini visivi, accorgersi di mondi poi così non tanto diversi dal nostro, musica e danza, bellezza ed eleganza, queste le armi vincenti, come ancelle della pace al servizio dell'humanitas. Un altro momento meraviglioso, grazie, prendetevi l'applauso, venite qua, anche qualcosa di estremamente simbolico, grazie per quello che avete fatto. E io volevo ringraziare, se la trovo, ma dopo la trovo e la ringrazio, ora non la trovo, o forse sì, la trovo, la vostra professoressa Laura Corbo, eccola qua, che ho anche conosciuto prima. Complimenti, avete messo su delle cose veramente molto belle, molto suggestive ed emozionanti. E allora, maestro, noi andiamo dritti verso un altro pezzo che so essere anche questo molto interessante. Si chiama When I Fall in Love. Si parla di amore. Vi lascio un attimo il tempo, giustamente vi ho preso un po' alla sprovvista per preparare gli spartiti. Il maestro Alberto Solari, che vi ricordo ha anche arrangiato tutte le cose che stiamo
ascoltando questa sera, sta trovando il suo spartito di questa composizione. Una composizione originale, maestro? No, solo arrangiata. È uno standard jazz, When I Fall in Love. L'orchestra ritmico sinfonico della Remuto. Thank you.
stupendo, grazie maestro, grazie Isabella, l'orchestra ritmico sinfonica della Remuto. E siamo giunti, complimenti maestro, siamo giunti davvero alla fine di questo evento fortemente voluto, sostenuto, appoggiato dalla regione Toscana. E allora non c'è persona migliore per tirare un po' le fila, per chiudere questo evento, dell'assessora ma anche fan dei Guns N' Roses, Alessandra Nardini. Grazie, grazie a te Lorenzo. Come chiudiamo questo evento? Cosa dire, Alessandra? Intanto ringraziando davvero queste fantastiche ragazze, questi ragazzi e anche gli altri che si sono alternati su questo palco, perché ci avete fatto cantare, ballare, emozionare, quindi davvero grazie di cuore. Questa è la scuola, questa è la musica, e noi dovremo davvero continuare a investire su questo e a portare avanti progetti come appunto la Scuola Toscana tra i Suoni, che è una delle iniziative di cui davvero andiamo orgogliosi. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie mille assessora. E a questo punto io ho soltanto un po' di ringraziamenti da fare, poi ci sarà un finale musicale proprio con i fuochi di artificio. Vogliamo ringraziare intanto il maestro Luca Marino, facciamo un applauso, che è tipo di quelli che non finiscono più, che ha ideato questo evento. Ringraziamo la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Vasco Pratolini, scuola capofilo della Remuto, la dottoressa Francesca Balestri. Continuando, ringrazio l'orchestra ritmico sinfonica, il direttore Alberto Solari, ha cantato per noi Isabella Del Principe. Un grande ringraziamento al liceo coreutico del convitto Vittorio Emanuele II di Arezzo, che ha ballato in una maniera straordinaria, la coreografa e insegnante Laura Corbo. Ringrazio l'orchestra Risva che abbiamo sentito all'inizio, il suo direttore Luca Volpi. Applauso, applauso, applauso per aver suonato questo pomeriggio su questo palco, tutte le ragazze e ragazzi che si sono alternati questo pomeriggio nelle vie di Firenze, i tecnici, gli operai, i facchini, coloro che hanno permesso di allestire tutta questa cosa straordinaria. Ci tengo a ringraziare Susanna Calamandrei, direttrice amministrativa dell'Istituto Comprensivo Vasco Pratolini, per il suo lavoro immenso. Un ringraziamento va a Lorenzo Mattioli, che ha scritto tutto quello che sto dicendo, ha curato la regia. I ragazzi dell'Istituto Professionale Alberghiero Buontalenti di Firenze per aver svolto l'accoglienza in piazza, Ergonaut che ha curato la parte social dell'evento, le forze dell'ordine, il presidio sanitario, la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Firenze per aver creduto nella realizzazione di questa splendida serata. Ma un grazie gigantesco va a tutti voi. Grazie! Grazie a te Lorenzo, grazie davvero di cuore. Grazie mille. E ci lasciamo con un brano straordinario che ha segnato la musica italiana in Italia e nel mondo. Lo chiamiamo tutti Volare amichevolmente nel blu, dipinto di blu. Dipingevo le mani, la faccia